è approdato in seno al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. L'incendio divampato nella serata di venerdì all'Alpe Egra, i danni della centrale Borgotti nel comune di Caprezzo. Al tavolo prefettizio si è seduto anche il sindaco del piccolo centro del Verbano Ballardini, invitato dal prefetto Olita. In precedenza il comitato si è riunito per pianificare i controlli che le forze di polizia metteranno in atto sul territorio provinciale in vista delle festività natalizie e di fine anno. Bimbi delle scuole primarie Usellini di Arona al freddo a causa di un guasto alle caldaie, era già successo 7 giorni fa. Questa mattina alcuni bimbi sono stati riaccompagnati a casa da genitori e nonni, altri hanno comunque passato la giornata sui banchi di scuola. Dal comune sono arrivate alcune stufette per garantire la temperatura. Il sindaco Gusmeroli, che in mattinata ha visitato il plesso, ha spiegato di aver dato mandato agli uffici comunali per la rescissione del contratto con la ditta che ha in appalto la manutenzione della scuola. Tonfo del VCO nell'annuale classifica firmata dal Sole 24 Ore sulla qualità della vita nel bel paese, la provincia azzurra si attesta al 68esimo posto. Nel 2018 aveva chiuso a quota 48. Pensare che solo 2 anni fa aveva strappato un più che lodevole 7° posto. Dal 1996 ad oggi il VCO ha perso 20 posizioni. Bene per quanto attiene giustizia e sicurezza, male alla voce economia affari, oltre che in campo demografico. Il VCO non brilla neppure a livello ambientale, da sempre fiore all'occhiello della provincia azzurra. Viaggiava con 11 grammi di cocaina nascosti in un intercapedine della sua Audi 4, il verbanese di 41 anni, scoperto dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile. I militari lo avevano fermato per un normale controllo, l'uomo aveva però mostrato evidenti segni di nervosismo. Questo ha insospettito i militari, che hanno approfondito i controlli. È stata passata al setaccio anche la sua auto e dalla perquisizione è saltata fuori polvere bianca ben occultata. Per l'uomo così è scattata la denuncia a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La farmacia comunale a Domodossola si rinnova e amplia l'offerta per la clientela. Sabato scorso il taglio del nastro con annesso brindisi in vista del Natale. Abbiamo deciso di affiancare alla nostra tradizionale attività anche una nuova serie di servizi, dall'oltre pressorio alla misurazione della glicata, ma anche nuovi prodotti sempre più all'insegna della natura, ha spiegato il presidente. Stefano Pasquali ha anche annunciato modifiche importanti allo statuto che regola l'attività dell'azienda da lui diretta.